In questo video sentirete anche me che parlo l'inglese maccheronico. Bentornati a tutti i paladini, quest'oggi vi porto un secondo video sulla beta di Call of Duty World War 2 e direi di... no, non c'è nient'altro, direi di fare un deathmatch a squadre. Io sono là sotto, là a destra, da solo. Fucile a pompa. Hanno fatto un po' come Battlefield 1, che si vedono tutti i soldati del gruppo. E direi di usare l'STG-44 perché mi hanno detto che è forte. Forse sono io che sono scarso. Ah, anche Gibilterra, forse si combatte anche contro gli arabi. Anche se penso che comunque mi sembra che con l'impero ottomano sia saltato la prima guerra mondiale. Perché alla fine della prima guerra mondiale l'impero ottomano venne disbandato, là, come si dice. Venne sciolto. È uno degli imperi che è durato di più nella storia. Che bello, non vedo l'ora di giocare alla campagna e annoiarvi con le con i fatti storici. Perché sono simpatico, vero? Però è forte l'STG-44. Anche se preferisco il Thompson. Vediamo, secondo me adesso mi ammazzano. Mi prendono una alle spalle e mi uccidono a tradimento. Lì ne ho visto uno. Uso un po' le coperture che magari non mi beccano. Ho sentito un tedesco. Seguiamo l'amico qua. Che magari... no, che mira di merda. Ah, questo qua è la PPSH-41. Che mi dispiace che non ci abbiano messo il caricatore a tamburo. Ci hanno messo quello... ne ho visto uno lì. Stiamo vincendo! Infame, si è scappato. Volevi uccidermi, infame. Sì, mi ritrovo quattro persone che mi sparano addosso. Abbiamo perso il comando. Pensate che comunque... oh, oh! Vento in volo, ricognizione aerea in corso. Figata. Siamo in vantaggio. Sto dicendo, pensate che comunque prima di questo qua c'era Black Ops 3 dove i soldati volavano e non facevo neanche mezza uccisione, almeno qua quanti ne ho fatte. Sono così secondo in squadra. Farcela. Fantastico. Ho fatto una bella partita, forse. Una ogni morte di papa. Siamo nettamente superiori. Questo è morto. È morto. Così non possiamo farcela. Vabbè, dai. Intanto vi faccio vedere come sono morto. Vi posso rosicare un po'. Abbiamo un attacco radente di supporto. Ma questo qua ha una... ha una palla che è tua, ma che diavolo. Ho visto un soldato alleato che sparava. Paracadutista in arrivo. Come funziona questa cosa dei paracadutisti? Tipo i cani di... di Black Ops. Che lancio una granata. Ho beccato qualcuno. Ich werfe eine Granate. Morta. Cavolo, mi hanno salvato la vita. Non mi ero accorto che c'era un tedesco qua che mi stava per ammazzare. Mi riparo qua perché rischio di crepare. Ho sentito il rumore di un Garand scarico. Pulisce almeno? Non ho letto cosa c'era scritto. Poi lo rivedrò dal video. Madonna, sto facendo una bella partita con l'STG-44. Uso un po' la Luger adesso. Vendicatore. Sarà
supporto di me, l'infame. No, cos'è questo? No, non voglio fucile. Non ho preso fucile da cecchino. Senza un brutto rumore. Dove sei? Esci fuori. Ah, ti sta bene. No, ho preso fucile da cecchino. Non voglio fucile da cecchino. Ah. Vabbè, allora. Usiamolo un po'. No. Phase abitante. No. Che bastardata. Ero riparata e mi hanno lanciato la granata. Ma che bastardata. Aiuto, corri. Ok. Chissà perché corre più veloce quando fa la carica con la baionetta. Una cosa che non capirò mai. Forse per l'adrenalina. O loro o te. Sto facendo veramente una bella partita. Poi credo che farò un video con le mie impressioni sulla beta appena sarà finita. E spero che vi possa piacere come idea. Che anche Fields una roba fa. Quindi vi invito a passare sia dal suo canale che dal mio. E oggi dovevamo fare il video insieme però ho avuto un contrattempo. Ve lo porto da solo. Spero che vi possa bastare io che racconto stronzate e fatti storici senza senso. Ops. Hanno ucciso un alleato. Cosa ci fa una scala qui? Morto. Forse rincomincia a giocare bene, non come su Black Ops 3. Ho fatto tipo 3 partite e tutti quanti saltano, io continuo a camminare perché sono abituato ai vecchi tempi, quindi io ho giocato solo a zombie su Black Ops 3. Canestro. Aiuto. Madonna, sei forte quest'arma. Aiuto, ma forse passano cioè trapassano le pareti questi proiettili. Assaggia questa, tedesco infame. Mi serve un mezzo. Vai, io mi riparo. Mi hanno ucciso, che infami. Mi ero preso troppo. Sì, grande ragazzi, vi ho portato alla prima vittoria della giornata. Vediamo. Beh, però anch'io ho fatto una bella partita, dai, questo giro. Userò questo per farci le mie impressioni sulla beta. Almeno non vi annoio con le mie morti senza senso. Ok, sono addirittura il secondo in squadra. Ah, posso scegliere anche... Wow. Ho livellato. Partita epica. Fantastico, fantastico, fantastico. 13-9. Wow! Rapporto uccisioni morti 1-44. Mentre in condizioni critiche. Guasta feste. Adesso cerchiamo un'altra partita. Rieccoci di nuovo qua su Gibilterra. Continuo a giocare con l'STG-44. Che in alcuni giochi si chiama anche MP44. STG-44. Ha un sacco di nomi. Però non ho mai capito perché da una parte si chiama Sturmgewehr e dall'altra... Allora, quale classe ho usato questa? Eliminiamo la squadra nemica. Allora, vediamo. Come si fa a avanzare e posizionarsi? Uno tipo mi ha gridato addosso perché devo dire stai zitto. Perché sto facendo un commentary. Fick di. What? Oddio. Stiamo massacrando.
sei morto. E in questo video sentirete anche me che parlo l'inglese maccheronico. Allora, vediamo dov'è. Aspetta, io questo qua lo muto. Muto tutti quanti. Meglio così. Ah, dove sono? Io in questo video sto usando solo armi tedesche. Spero che mettano la Tokarev almeno come, come pistola sovietica. Sì, che mira di merda che ho. Merda. Ho una partita bella, ne corrispondono 25 brutte. Tipico mio. Vediamo. Sentiamo giù. E andiamo a dare una mano. Andiamo a dare man forte. Cioè, sono un coglione, l'ho vista e mi sono mosso. Ma che cavolo? Ho vendicato qualcuno, mi sa. Sì. Però anche la Gris Gun non è male, come arma. Ah no, questa è la PPSH. Il PPSH. Come quelli che dicono la Thompson. Quelli che meritano un dizionario sui denti. Si chiama il Thompson. Lancio una granata là. Che ho notato che la Stillhandgranate la tira più lentamente della granata M1, comunemente denominata Ananas. Ah no, non è questa la classe con il... Wow. Stavo per morire e l'ho ucciso a un passo dalla morte. Fatemi un applauso, ragazzi. Iscrivetevi soltanto per questo. E perché mi sono fatto ammazzare da una topa mangiacrauti. Topa, portaci un po' di crauti. Ma perché io devo mirare sempre? Io non riesco a sparare senza mirare. Sono ancora terzo, potrei ancora finire sul podio. Oh, cacchio. Vediamo com'è fatto il... È brutto con il caricatore a stecco. Bombardamento nemico, al riparo. Il DPSH-41. Cioè io non mi ero neanche accorto. Approvvigionamento nemico, non devono rifornirsi. Come funzionano gli approvvigionamenti? Velivolo spia nemico. Ah, spariscono nel nulla gli aerei? Non si possono neanche abbattere? Io mi riparo qua. Spreco una carica con la baionetta, ma almeno mi salvo la vita. Pilota di caccia nemico, via! Là sopra. Ah, l'hanno abba- ah, si possono abbattere, ok. Attacco radente nemico, al riparo! Io mi riparo qua che sembra un bunker. Cosa mi spari se non un alleato, idiota? Monti si insegna a calpe. Qualcuno di voi sa il latino? Io l'ho studiato, però non mi ricordo niente. Velivolo spia nemico! Velivolo spia in cerca di bersagli! Sì, sono ancora terzo. Voglio finire di nuovo sul podio. Ho fatto una provata. Come fanno i big di YouTube. Quelli che giocano bene a Call of Duty. Allora, sto pensando di portarvi il vlog mercoledì, che non carico nulla di solito. Cioè, perché oggi carico questo, domani non carico nulla, e mercoledì invece che caricarvi un episodio di Killzone vi carico il vlog. Ah, troppo.
L'ho visto. Assaggia questa. Granata americana. Arriva lo spia nemico. No, nulla. Topa, sei morta. Eva Brown. Mi faccio suca suca. Simpatico, vero? Waffle. Merda, è morto. Merda, è ferito. Merda, è morto. Ho ucciso un'altra topa. E questo qua non è quello che ha fatto la morte finale nell'ultima partita? Vediamo un po'. No, cacchio! Pensavo che fosse un nemico quello. Mi hanno ucciso con un Bren. Aiuto, non capisco niente. Sono stordito. Ora lancio una granata e faccio un'uccisione a crosta di mappa. Sì, so che si dice a crosta di mappa, ma io ho fatto la battuta. Dove? In cielo magari sì, però non lo vedo. Merda. Merda, è ferito. Merda, è morto. Stavo ricaricando e sono morto. Avanzata fallita. Rientrare alla base. Ma perché devo essere sempre io quello che muore per ultimo? Va bene ragazzi, direi che per questo video possa bastare. Vi ho fatto vedere quanto faccio schifo nel multiplayer. Vi invito a passare per le pagine e i canali, link in descrizione. Soprattutto per il canale di Filznalok, di Lord Lucanix e di Dell of the Game, che mi danno sempre il grande supporto. Ciao ciao e alla prossima.